Ma io credo che a Padova ci sia bisogno di un punto di aggregazione che parta dal cinema ma possa espandersi anche ad altre arti e quindi al teatro, alla musica, eccetera. Un punto di aggregazione dove le persone possano venire per scambiarsi idee, per vedere cose, per collaborare fra di loro, le persone che si occupano dell'ambito culturale. Se questo può diventare il Cinema Mignon, che è un luogo storico, un posto al centro della città, chiuso, inutilizzato e ancora perfettamente funzionante, io penso perché no. Anche questa è una bella domanda. Più che il futuro del cinema Mignon, secondo me è da riflettere sul futuro di tutto quello che è Padova, soprattutto il centro di Padova, soprattutto la vita culturale di Padova. Qui siamo vicini a un grande polo culturale che però non è ancora diventato, cioè lo è in senso fisico, ma non lo è in senso culturale nella vita di tutti i giorni, a mio parere. Non è un punto di riferimento per la città come potrebbe essere vista la struttura. E sarebbe bello che magari qualche altro spazio, senza le stesse, diciamo, ambizioni anche strutturali, possa farlo diventando un luogo di persone, non un luogo semplicemente fisico. Abbiamo avuto delle esperienze nella storia di Padova che hanno funzionato molto bene, che funzionano tuttora molto bene, e magari questo si potrebbero anche rinnovare. Beh, io sono arrivato qui per caso, mi ha invitato, l'ho saputo proprio all'ultimo, mi ha invitato Sergio Cremasco di Cineindia. Vieni che c'è un dibattito al Mignon e ho trovato uno spazio che non vedevo aperto da tantissimo tempo e che credo che potrebbe essere una bellissima opportunità per costruire un progetto di fruizione cinematografica, ma non solo cinematografica, anche culturale diverso in città. Padova ne ha bisogno. Io credo che ci sia una possibilità, ma la possibilità passa anche attraverso l'università. I studenti universitari sono un branco che gira attorno. Se ci fosse un posto come questo significativo, forse potrebbero ritrovarsi anche come idea culturale.